Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata di Wolfenstein The New Order. Allora, siamo riusciti a prendere... siamo a Berlino intanto, già ci eravamo arrivati un paio di puntate fa. Abbiamo preso il nostro trasporto, siamo arrivati alla prigione e siamo riusciti a quanto pare a individuare il punto della prigione dove tengono prigionieri i ribelli, quel genere di persone insomma. E ora dobbiamo soltanto, tra virgolette, trovare un modo alternativo per entrarci armati di un coltello, un tagliatore laser e dobbiamo infiltrarci in una prigione nazista di alta sicurezza. Direi che non è male come prospettiva, insomma. Ma che cavolo di... Mi devo anche sbrigare, mi sa che... Molto bene. Niente, sono... Porca miseria maledetta! Sono... Niente, queste guardie non hanno armi. Di nessun tipo. Hanno solo il coltello. Che miseria maledetta. Sta a vedere che ho fatto una scemenza. E chi se lo immaginava? Vediamo se per caso lì... No. Direi di no. Ma cavolo. Ma cavolo ha fatto a non vedermi. Ma sta arrivando preciso da me proprio. Vediamo, proviamo un po' a friggerlo col tagliatore laser, va. Niente, siamo rimasti a 3 di vita. Mamma mia. Tagliatore laser non serve a un piffero di niente contro le persone. Ricarichiamo. E speriamo vivamente questa volta di non incontrare di nuovo soldati del cavolo. Io vedo qualcosa che sbrilluccica piano piano. Piano. Non vorrei fare qualche scemenza. Ah, è un altro ricaricatore, mannaggia. D'accordo, allora. Qual era il mio obiettivo? Zellenblock B2. Starò andando dalla parte giusta? Non ne sono per niente sicuro. Ma qui c'è scritto B. Che poi sia quello giusto, io onestamente non lo so. Però, forse mai che... Questa non è una cassa di quelle utili. Si può entrare? Non te lo dice. Oh, eccoci qua. C'è qualcosa qui? Qualcosa di utile? Sembrerebbe... Cavoletto. Va bene, entriamo. Oh! Mamma mia, ragazzi! Oh, cavolo! Ma dove devo...
Dove sono? Mamma mia, non si sa come. Veramente non si sa come sono vivo. Proprio non si sa come sono vivo. Prendiamo il coltello, va. Mamma mia, quella bestia gigante. La facciamo. Dannazione maledettissima. Che sfiga che ci ho avuto. E niente, tutti i soldati disarmati li sto trovando io, eh. Di qua. Mamma mia, quanto mi mancano le mie armi. Bene, grazie. Ah, con amore proprio. Che cos'è questo? Salute, sì. Il segnale è vicinissimo. Mamma mia. Cibo per il cane. Piano. Piano. Ma quello. Stanno facendo i cavoli loro. E là, magari. Ah, mi ha vietato portare armi. Magari questo riesco a. Uno e due. Perfetto. Oh. Molto bene. Aspetta, c'era qualcos'altro, mi pare. Oh, qui c'è la mappa delle pattuglie. E di grazia, che cosa me ne dovrei fare? Soprattutto come si usa. Vediamo se i letti c'è qualcosa per caso. Vabbè, comunque c'ho 30 di armatura, 60 di vita. Non mi posso lamentare, in fondo, in fondo. D'accordo. Adesso, una volta che ho fatto questo, no? Questa stanza è chiusa. Aspetta. Scienziati, Manhattan abitabile in soli 5 anni. se volete leggerla, è qui. Lì c'è ancora il cane, scommetto, porca miseria. Maledetta! Odio, odio, odio profondissimo per questo cane maledetto. Ah. Eh sì. Vabbè. Era destino. Sì, non vedo molte altre vie d'accesso. Scusate un attimo, no, ma la cavolo di mappa delle pattuglie. Ok. C'ho sempre il segnale rilevato. C'è qualcuno lì? Sembrerebbe di sì. Verso dove sta rivolto? Non riesco a capire. Giusto,
Sarebbe bene evitarlo perché effettivamente trova la chiave, eh? E te pareva. Che nervoso. Cos'è quello? Oh, vabbè, sarà armatura. Oh, niente, non so come pigliarlo. Di sorpresa. Proprio non lo so come prenderlo di sorpresa. Come cavolo faccio? Scusate un secondo, ah, ops, no. Allora, tutorial. Il lanciare coltelli, mouse 3. Però io non ho più di un coltello, dannazione. Infatti mi ricordavo bene, ma non si può. Che va bene, mi sono rotti i coglioni. Vabbè, è andata liscia. Parte del codice Enigma. Ne va a finire che in realtà non dovevo prenderlo proprio per niente. Ah, aspetta. Perfetto. Adesso. Adesso sempre che devo trovare la chiave. Piano, piano. Dove sarà la chiave? Beh. Qui ho già cercato ovunque. Non mi pare che ci sia adesso. Aspetta. Invece sì, che c'era. Dannazione. Va bene, e siamo qui. E ora stiamo per entrare in un punto brutto brutto, secondo me. Eccola, e infatti questo si gira. No. Guarda, anche se non mi compete più di tanto, mi fa molto piacere levarlo di torno. Perché mi dà un po' di armatura. Vediamo un po'. Qualcun altro da queste parti? È una macchina oppure è in... qualcuno la guida e posso essere individuato? Non si sa. Lì c'è uno che sta salendo. Può vedermi. Sì. No, forse non ho fatto bene per niente a venire qua giù. Dov'è? Qui sotto, ok. Ok, ok, ok. Mannaggia, ma si è girato proprio all'ultimo. Che sfiga micidiale. Ok, beh, sembrerebbe che io debba andare lassù. Di tagliatore. Posto.
qua niente. Devo andare di qua. Mamma mia, ragazzi. Panzerhund. Panzerhund del 1960 è l'evoluzione dei primi prototipi creati dal generale Deathshed durante la guerra. Con come concepito al generale in uno dei suoi folli sogni visionari, il Panzerhund è una macchina omicida super efficiente, coperta da una corazza in titanio e dotata di fauci metalliche in grado di frantumare le ossa e di penetrare anche le corazze più resistenti. Sì, si tratta proprio di lui. Ma che bello, eh? Che tenero lui. Dannazione. Mamma mia. Oh! Via! Correre! E come... come dovrei fare? Ma quello è solo per ricaricare... No, non mi dire che è lì sotto. Aia! Fatto malissimo. E esattamente come dovrei fare? Che gioia, eh? Va bene, ragazzi, direi di finire qua questa puntata perché qua c'è qualcosa che devo capire e non vorrei perdere troppo tempo nel cercare di capirlo e non vorrei fare troppo tardi, che poi questa puntata dura un'eternità. D'accordo, ragazzi? Mi raccomando, iscrivetevi al canale se vi piace quello che state vedendo e per non perdervi nessuna serie. Condividete il mio video se vi va e ci vediamo alla prossima puntata.